turismo, il nostro approfondimento con un ospite in studio. Buonasera a Giancarlo Piccirillo, direttore generale dell'Agenzia Regionale Puglia Promozione. Allora, la Puglia attrae molto sul mercato della domanda, perché secondo lei? Oggi scopriamo attraverso un sondaggio pubblicato da quotidiani nazionali, quindi non realizzato da noi, che la Puglia è in cima ai desideri degli italiani per quest'estate. Addirittura abbiamo finalmente superato una destinazione storica come la Toscana. Questo è frutto sicuramente del dinamismo che la nostra regione ha saputo esprimere negli ultimi anni sotto tutti i punti di vista, dall'azione dei nostri operatori turistici, ma direi dalla capacità di accoglienza di tutti i pugliesi. Oggi scopriamo di essere tra i desideri degli italiani riguardo alla vacanza, ma non solo degli italiani. I nostri flussi turistici dall'estero sono in forte crescita negli ultimi anni. Ecco, per attirare i turisti la Puglia punta anche sui siti dell'UNESCO, Monte Sant'Angelo, Castel del Monte, i Trulli di Alberobello. Questa mattina è stato firmato un protocollo d'intesa che mette in rete i tre siti in un unico percorso. È una strategia vincente questa, secondo lei? Certo, oltre alla promozione, oltre alle promesse che siamo andati a fare in giro per l'Europa attraverso per esempio una campagna di comunicazione che oggi è visibile in tutte le più grandi capitali europee, vanno mantenute queste promesse. Abbiamo la necessità di organizzare il nostro territorio come una destinazione turistica, proprio a partire dai nostri tre gioielli più importanti, che sono appunto patrimonio dell'umanità, quindi non soltanto il nostro patrimonio. Abbiamo la necessità di renderli organizzati e fruibili tutto l'anno. Grazie a Giancarlo Piccirillo per essere stato con noi.